Allora, adesso preparo tutte le cose che mi servono per andare a dormire in tenda e stanotte mi sa che dormo in tenda, così testo la Naturaik Vic 1. Allora, tutto pronto. Ecco qua il borsone della Marmot con il sottomaterassino per isolare la tenda, la Vic 1 con il suo materassino sotto tenda, la cosiddetta footprint, il materassino Thermarest, quello diciamo un po' più ingombrante e pesante, ma ideale per questo tipo di clima. L'inseparabile cuscino, visto che domani si va a lavorare, vorrei riposare un pochino bene. Il sacco lenzuolo della Sea-to Summit Reactor Extreme per aumentare, per non sporcare il sacco a pelo e soprattutto per aumentare anche la coimentazione, anche se il materassino che adesso vedremo è super confortevole anche a climi rigidi. Questa è una seconda footprint che ho sempre utilizzato con la Camp Minima 2, che è molto isolante, e sicuramente, visto che andrò a dormire sulla neve, potrebbe far comodo. Poi vedrò se utilizzarla o no. E questo invece è il materassino, il Pindafol della Marmot, che ha una temperatura di comfort per le donne di meno 9 gradi, quindi sicuramente un ottimo, con il reactor della Sea-to Summit sicuramente non avrò freddo. E questo per quanto riguarda la notte. Qui ho già preparato lo zaino, il FEActive, con dentro la maglietta per dormire, la Nano Merinos, una felpettina, un paio di pantaloni della tuta e il completo, quello della Camp, in Primaloft, giacca e pantaloni belli imbottiti, in modo tale che quando vado a montare il tutto, insomma, non avrò freddo. Più ovviamente un paio di scarpe da trekking in Gore-Tex. Questo tutto ovviamente preparato, perché chiaramente andrò via poi direttamente dal lavoro. In ultimo, diciamo, come ultimo, non so, strumento, chiamiamolo così, ho pronta questa super giacchettona della Saleva, che è quella super imbottita, veramente super super potentissima. Quindi prendo anche, come si chiama, adesso andiamo a vederlo. Eccola qui, è la, boh, non c'è scritto, non lo so, forse c'è scritto qua. Non lo so, vabbè, comunque in piuma d'oca, super, super confortevole anche questa. E quindi sono pronto per climi super rigidi. A dopo. Allora, sono arrivato. È freddo, ma non freddissimo. Ho parcheggiato la macchina qua, subito dove c'era la neve. E adesso vediamo se riesco a far vedere con la fila messa. Ok, dicevamo, parcheggiata la macchina, adesso monto la tenda qua e vediamo un po' come va. Purtroppo non si vede niente, c'è tutto coperto, sono qualche nuvoletta, per cui niente. Bene, ok, ho messo la torcia frontale, adesso montiamo la tenda e vediamo un po' come va.
messo comunque un, non so se ci riusciamo a dire, se riusciamo. Ok, dicevo, ho messo un secondo footprint sotto tenda, perché con la neve non ho voglia di prendere freddo. E adesso monto il telo. Allora, telo montato, adesso metto i picchetti e poi ci siamo. Allora, tenda montata con tutti i picchetti, i tiranti, tutta perfetta. Direi che è super stabile, ho aperto le prese d'aria. Adesso ci butto dentro tutto il materiale e poi magari faccio qualche ripresa da dentro. Allora, ragazzi, purtroppo immagino che non si veda niente. Ma c'è una stellata. Adesso provo col cellulare a fare due foto. Meravigliosa. Si è aperto, era pieno di nuvolette. Stupendo. Allora, sono in tenda. Ho montato tutto, sacco a pelo, materassino, tutto. E non ho ancora tolto la giacca perché fa abbastanza freddo. E niente, adesso cerco di dormire un po'. E speriamo che la tenda, insomma, non dia problemi. Buonanotte, a domani. Ciao. Allora, raga, sono le 6:15. La tenda ha funzionato benissimo, c'è un po' di condensa, ma non eccessiva. Il sacco a pelo è assolutamente asciuttissimo, il fondo della tenda è asciuttissimo. Adesso monto tutto velocissimo e schizzo al lavoro e poi magari aggiungo le conclusioni dopo. Ciao. Allora, la maggior parte della condensa è qua sopra, diciamo, non si vedrà tanto bene, ma è qua sopra. Andiamo a far così. Ok, e qua sopra alla testa, dove avevo io la testa. Quindi qua si vede un po' di acqua che è colata. Qui però per esempio è abbastanza asciutto, c'è solo appena appena un po' di appannatura e qua fuori è tutto completamente ghiacciato. Perché chiaramente faceva veramente freddo, cioè fa freddo fuori, ma non dentro. Io sono stato veramente benissimo. Adesso chiudo tutto e vado. Sono 6:25, tardissimo. Devo assolutamente velocizzare. Non so se si vede, ma ho rotto ieri sera un picchetto nel piantarlo giù. Adesso vediamo se Naturaike me lo sostituisce o me ne manda uno nuovo anche a pagamento. Ok, si va. Temperatura esterna, dice la macchina, meno 2, quindi non fa
fa freddissimo. Adesso non sarà correttissima, la temperatura sarà meno 4, meno 5 probabilmente. E niente, 6:47. Adesso si va a lavorare. Allora, ciao ragazzi, eccomi arrivato in ufficio con la faccia un po' assonnata, chiaramente dovuta alla notte passata in tenda, che non è stata proprio super riposante. La tenda mi piace molto, non ho avuto nessuna difficoltà, veloce da montare, leggera, struttura autoportante, condensa sì poca, ma considerate che eravamo circa 1300 metri di altitudine, con una temperatura esterna di circa meno 5 gradi, e sì, c'è stata un po' di condensa, ma niente di trascendentale. L'unico problema che vedo nel caso di condensa e di pernottamenti di più notti è chiaramente l'asciugatura tra una notte e l'altra, cioè chiuderla bagnata e poi riaprirla la sera già bagnata non è il massimo, ma in quel caso si può risolvere con un panno asciugandola e facendole prendere aria una mezz'ora prima di entrarci. Quindi, ottima tenda, sono molto soddisfatto, struttura autoportante, quindi top, leggerissima. A breve farò un video di comparazione tra la Naturhike VQ1 e la Camp Minima 2, che è l'altra tenda che io ho, SL, la Camp Minima 2 SL, che è l'altra tenda che ho e che ho sempre utilizzato. Sicuramente quest'anno al Tuscany Trail 23 porterò la Naturhike. Unico problema che potrei avere è quello del caldo, perché avendo anche le falde a terra potrebbe esserci meno circolazione di aria, ma non credo, con le due prese d'aria sopra e eventualmente lasciando aperto l'abside, non dovrei avere di questi problemi. Alla peggio dormo fuori, insomma, non è un grande problema. Grazie mille per aver visto questo video, per essere arrivati fino a qui. Un bel pollicione in su se il video vi è piaciuto. Vi prego di iscrivervi al canale perché dobbiamo aumentare il numero degli iscritti, e condividete il video. Grazie mille, se avete qualche domanda nei commenti qui sotto potete aggiungere, rispondo sempre anche abbastanza velocemente, e adesso si lavora. Grazie mille, ciao!